Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente, osservando qualche torneo online, ho notato che determinati tipi di deck appartenenti a specifiche espansioni compaiono per la maggiore in distinti formati da torneo. Quindi ho subito contattato Dammat, che si è messo immediatamente al servizio della community, per rivolgergli un paio di domande in merito. Prima di iniziare, volevo avvisarvi che nella giornata odierna si sta svolgendo il torneo dal vivo nella splendida cornice di Città di Castello. La prossima settimana, qui sul canale, vedremo assieme come il tutto avrà avuto luogo. Ed ora scopriamo assieme se ci sono o meno correlazioni tra set di gioco e formati da torneo in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In Keyforge ad ora non ci sono, e ci si augura non ci saranno mai, espansioni dedicate ad un singolo tipo di formato. Per esempio, non verranno mai presi in considerazione mazzi de Il richiamo degli Arconti solo ed esclusivamente per la tripletta. Ogni unico presente in ogni set potrà essere giocato in qualsiasi formato da torneo al quale vorrete partecipare. In questo video, infatti, vedremo che ci saranno semplici preferenze da parte dei vari esperti del nostro gioco di mazzi unici al mondo che prediligono, il più delle volte, deck di specifiche espansioni piuttosto che di altre. Prima di partire, vi lascerò in descrizione o cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento il video che tratterà dei vari formati da torneo, così da recuperare informazioni che vi saranno utili se vorrete partecipare a qualche evento organizzato dalla vostra fumetteria o centro ludico di fiducia. Tornando a noi, non ci resta che partire dal principio con Il richiamo degli Arconti. Essendo la patria indiscussa dei mazzi Rush, quella tipologia di unici che cerca di accumulare più ambre possibili nel minor tempo a disposizione, questa espansione fornisce alternative piuttosto valide a chiunque voglia affrontare un torneo in modalità Arconte. Vorrei porre l'attenzione sulla parola alternative che ho appena utilizzato. Infatti Kota non rappresenterà la prima opzione in termini di formato. Più avanti vedremo quale sarà l'espansione che ritrarrà la scelta numero 1 in termini di potenza e che più si presterà ad essere impiegata in tornei Arconte. Per la tripletta invece il discorso è diverso, dato che un mazzo Rush potrà, assieme ad altre tipologie di unici che vedremo fra poco, rappresentare una delle prime scelte per giocare questo formato da torneo. Per fornire una panoramica veloce sulla tripletta, questo formato vedrà i giocatori A e B avere a propria disposizione un tris di unici. Dopo aver letto le varie liste delle carte identità dell'Arconte, si procederà ad escludere un solo mazzo tra i tre, che non potrà essere giocato per il resto del round. Per avere maggiori informazioni a riguardo, oltre al video che ne parlerà più nel dettaglio, in descrizione vi lascerò anche il link al manuale ufficiale dei formati e varianti di gioco. Quindi, dato tutto quello che è stato appena detto, nel richiamo degli Arconti potrete trovare unici utili alla modalità Arconte e tripletta. Giungiamo ora ad uno dei set che più sono stati bistrattati nella storia di Keyforge. L'Era dell'Ascensione, il secondo capitolo del nostro gioco di mazzi unici al mondo, sembra possa avere una certa innata propensione per l'Adaptive. Perché? L'Adaptive è una modalità di gioco molto particolare che misura la capacità, come suggerisce lo stesso nome, di adattamento del forgiatore. Svolgendosi in un match al meglio delle tre partite durante il secondo turno, i mazzi dei rispettivi giocatori dovranno essere scambiati.
Per fare un esempio pratico, se A e B si sfideranno in un match adaptive, la prima partita si svolgerà normalmente, utilizzando il proprio unico. Una volta terminato il primo incontro, nel secondo match, il deck di A passerà a B e viceversa. Tratteremo più nel dettaglio il funzionamento dell'adaptive, sempre con l'aiuto di Dammat, che ne è uno dei massimi esponenti a livello internazionale, in un video dedicato. Ora, sta nel capire il motivo per il quale i mazzi di AoA vengono spesso scelti per questa modalità. Ebbene, la risposta è che, essendo giocati relativamente poco, statisticamente parlando ce ne sono di meno forti rispetto agli altri set, ed avendo casate che raramente si vedono in circolazione, come Marte ad esempio, il giocarli assiduamente per comprenderne le meccaniche e studiarne le dinamiche a fondo darà a voi un vantaggio non indifferente, che potrà invece rappresentare un grosso scoglio da superare per l'avversario, che si vedrà costretto ad utilizzare un assortimento di carte che non conosce bene, penalizzando fortemente il suo rendimento durante la partita. Di solito i mazzi utilizzati in questo formato hanno il trittico Dis, Logos e Marte, per l'appunto, dato che, rispettivamente, Dis porterà con sé servitori fastidiosi come Tezmal e azioni come il sempreverde portale di Dis che potrà riequilibrare la board. Logos, che porterà come sempre velocità al mazzo, e Marte, che come già detto precedentemente, viene utilizzata molto poco e difficilmente si sa giocare al meglio. Attenzione a non portare con sé un Genka, dato che essendo l'archetipo di mazzo Marte più conosciuto, rischiereste di avere risultati controproducenti che vi nuocerebbero. Quest'ultimo andrà invece più che bene in tripletta, dato che potrà figurare come una valida possibilità di scelta. Quindi, alla luce di tutto ciò che si è appena detto, l'era dell'ascensione rappresenterà una valida opzione per l'adaptive, per tutti quei mazzi che non siano Genka, mentre per quest'ultimo la tripletta sarà il formato più adatto. Dopo AoA sono apparsi sul crogiolo i Sauriani e gli esploratori galattici della Federazione Stellare con l'arrivo di mondi in collisione. Il terzo capitolo di Keyforge è una delle alternative per il formato Arconte. Anche qui attenzione alla parola alternativa. Già, perché neanche VC sarà la prima scelta in termini di formato. Oddio, un mazzo forte di questo set raramente si farà mettere piedi in testa, avendo a propria disposizione un vero e proprio arsenale bellico pronto per essere scagliato contro l'avversario. Essendo patria dei board infatti, consacrati grazie alle gigantesche creature della Repubblica e all'arrivo dello status protezione, gli unici di questa espansione potranno dire la loro in un torneo che prevedrà questo formato di gioco. È invece una delle prime tre scelte per quanto riguarda la tripletta, avendo a propria disposizione, per l'appunto, mazzi che potranno dire la loro in termini di board control. Attenzione comunque a non fare troppo affidamento su questi ultimi. In Keyforge tutto è possibile, e ritrovarsi contro un mazzo Disruption discretamente fastidioso o un Rush che non vi permetterà di prendergli le misure in tempo potrebbe scombinare i vostri progetti di gloria. Quindi alla luce di tutto ciò, in mondi in collisione potrete trovare mazzi utili al formato Arconte e Tripletta. Con l'arrivo delle icone bonus dovute ai potenziamenti, Mutazione di massa, il quarto capitolo di Keyforge, rappresenterà la prima scelta assoluta in formato Arconte e una delle tre selezioni principali per la tripletta. L'edizione nera del nostro gioco di mazzi, unici al mondo, senza nulla dire in contrario, ha letteralmente conquistato il cuore di molti forgiatori, il mio compreso, con i suoi unici, questa volta davvero unici.
calcolando che di solito in tripletta ci sono dei requisiti di partecipazione che vedono il triste richiesto essere formato da deck di set differenti, per l'Arconte non ci saranno problemi di nessuna sorta. Vi basterà presentarvi al tavolo da gioco, muniti del vostro mazzo preferito, e divertirvi. Quindi, dato tutto quello che si è detto, mutazione di massa potrà essere la principale scelta sia per il formato Arconte che per la tripletta. Bene, ora, giungiamo all'espansione attuale di Keyforge, ovvero Ondata Oscura. Anche qui, come per l'Era dell'Ascensione, il formato da torneo più adeguato sarà l'Adaptive. La motivazione è la stessa che muove il secondo capitolo del nostro gioco di mazzi unici al mondo. DT rispetto a COTA, VC ed MM si gioca poco, e non è bastato l'arrivo della decima casa presente sul crogiolo, gli insondabili, a dare quel pizzico di qualcosa in più a questo set. È anche vero che è un'espansione relativamente giovane e solo ultimamente si è tornati ai tavoli da gioco per forgiare dal vivo, quindi non vi allarmate, bisognerà concedergli tempo. Ma inutile negare le evidenze, ed è proprio per questo che i vari forgiatori più navigati, notando questa controtendenza nell'impiego di unici provenienti dall'ondata, hanno deciso di usufruire delle bellezze che il mare nasconde per giocare tornei dove l'Adaptive la fa da padrone. Quindi, dato tutto quello di cui si è appena parlato, in Ondata Oscura potrete trovare ottime soluzioni per il formato Adaptive. In conclusione, c'è una correlazione tra espansioni e formati da torneo? Non è una costante. Ci sono situazioni che hanno visto e vedranno mazzi di AOA essere giocati in Arconte e unici di Ondata Oscura essere presi in considerazione per una tripletta, ad esempio. Come al solito, le informazioni riportate in questo video dovranno essere prese come una base di partenza per comprendere a grandi linee quali mazzi performano di più, statistiche alla mano, nei vari formati da torneo. Spetterà a voi, quindi, partecipando a quanti più eventi possibili, cimentandovi in quanti più formati disponibili, scoprire quali saranno i mazzi che avranno più possibilità di vittoria tra quelli che avrete a vostra disposizione. E perché no? Magari vi scoprirete amanti di un formato da torneo che prima di allora non avreste neanche preso in considerazione, arricchendo in questo modo la vostra esperienza di gioco. E a voi, quale formato interessa di più? Fatemelo sapere, come sempre, nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad Ondata Oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.